Direi che non mi piacciono i processi sommari, non mi sono mai piaciuti. Mi piace affrontare, appunto, secondo il detto di Rousseau, l'analisi e la considerazione delle cose, capire le cause, affrontare serenamente e confrontarmi rispetto alle soluzioni. Una cosa che lamento è da meccanico dei fluidi, quindi non da giurista, una caduta nella conoscenza del quadro normativo da parte di tutti. Che non ci aiuta. Non ci aiuta perché non ci aiuta a dire che in realtà le leggi ci sono, che poi tutta questa confusione non c'è, che all'interno di questo quadro si possono trovare meccanismi e processi virtuosi. Voglio dire, io mi sono trovato ad affrontare, a discutere una direttiva europea sulle alluvioni nella quale non si riusciva a capire che quello che l'Europa chiedeva noi l'avevamo già fatto e che rispetto alla direttiva noi eravamo un passo più avanti. E non solo, ma ci si tirava per i piedi per far scendere il nostro quadro legislativo più in basso a livello dell'Europa. Noi siamo uno dei paesi più avanzati nell'utilizzazione del dato satellitare, ma ci sentiamo dire che dobbiamo ancora imparare. Allora, questo processo è equivalente a quello che mi ha visto per anni, con cui mi ha visto per anni confrontarmi, del fatto che per mettere in sicurezza il territorio nazionale servivano decine di migliaia, centinaia di migliaia di miliardi. Dopodiché ne servivano tanti che non si faceva nulla. Quando ci trovammo in Versiglia, io ringrazio la cultura dei consorzi di bonifica. La cultura dei consorzi di bonifica non la voglio rappresentare con i loro vertici, la voglio rappresentare con quegli operai che con gli stivali, che vivevano, vivono in quelle case, andavano a mettere i sacchetti sugli arginature per alzarle, da dove non era stato sufficiente l'investimento per portarli da 70 cm a 1,20 m. Gli stessi che assieme al volontariato in Emilia-Romagna, no? Hanno fatto 2,5 km di arginatura con sacchetti in una mattinata per contenere la piena del Secchia. Allora c'è questa cultura della pianificazione, questa cultura dell'operatività e c'è la cultura del pubblico e del privato che converge e quindi dell'interesse privato che è salvaguardato sotto forme di partecipazione pubblica. E c'è un'altra cosa, cittadini, che nei consorzi c'è il contributo, la contribuenza. Ah, è una tassa. Allora proviamo a levarla e proviamo a vedere se poi noi, con un altro meccanismo, riusciamo a riportare la coscienza collettiva e comune a partecipare al finanziamento della manutenzione del territorio e del sistema idrico in generale, no, allo stesso modo. Credo che le autorità di bacino debbano continuare ad avere un ruolo nelle autorità di distretto. Credo che dobbiamo ripensare questa cosa, così come credo che i consorzi di bonifica rappresentino oggi una forma che deve persistere e forse dalla quale deve nascere una nuova fenice, fatta anche in forma diversa, più avanzata, che raccoglie delle istanze collettive. Mi si dice, Presidente, mi si dice della cultura dell'emergenza. Io credo che questa protezione civile ha una cultura dell'emergenza, ha la cultura dell'emergenza che in pochissime ore è in grado di intervenire, che in pochissimi giorni è in grado di fare un'opera provvisoria, che ci mette 12 mesi per fare un molo, non un attracco, a Ginostra, che chiama al concorso i poteri, le competenze ordinarie nel fare ciò che sanno fare. Non è una protezione civile che vuole dei soldi. Non è una protezione civile che vuole degli appalti, è una protezione civile che ha sempre utilizzato coloro che avevano quelle competenze, ancora recentemente all'Aquila. Noi tutti parliamo dell'Aquila, ma nell'Aquila ci sono 118 comuni coinvolti nel sisma dell'Aquila. 118 comuni che hanno loro, assieme alla provincia, assieme alla regione, portato avanti gran parte del lavoro dell'emergenza. Dissesto idrogeologico del nostro paese, vicende del Messinese. Beh, certamente che abbiamo una conoscenza del territorio molto più
avanzata, molto più profonda che in altri, che di altri paesi europei. Tuttavia abbiamo perso un qualche cosa di estremamente importante per il nostro paese, per i nostri vecchi, che era continuare a seguire l'evoluzione, a conoscere l'evoluzione dell'ambiente e del territorio e a seguirla. Ma noi negli ultimi anni, non pochi, abbiamo, diciamo, abusato del territorio, cioè abbiamo fatto un uso non cosciente, non razionale, sostanzialmente del territorio e dello sviluppo territoriale. Questo ci porta in situazioni nelle quali l'attività di protezione civile diventa assolutamente impossibile. Allora mi dite come faccio, no? Come faccio a intervenire in poche ore o in pochi minuti o in pochi secondi laddove magari c'era una fiumara o magari c'era un settore di colata assolutamente evidente, il quale lentamente si è ristretto ed è diventato inesistente. Casamicciola è semplicemente alla fine di un enorme canalone di incisivo che si trasforma nella piazza principale del paese. Io non faccio colpe, ma vorrei sapere se qualcuno dei vecchi del Po, no, oltre che il capanno della pesca, avrebbe messo la propria casa esattamente laddove una varice del Po poteva svilupparsi con una piena di un certo tipo. Noi abbiamo di fronte un paese il quale ha un'intrinseca evoluzione della propria vulnerabilità. Abbiamo un paese che ha una sua evoluzione territoriale. Noi non accettiamo più, noi, protezione civile, quindi cultura dell'emergenza, Presidente, quella che evoca il fatto a noi soldi facciamo noi, non c'è mai stata e non ci sarà mai. Nell'ultima emergenza idrogeologica per tutte le regioni italiane è stato presentato un piano di interventi per 4 mila milioni di euro, di cui un miliardo e tre sono, diciamo, contributi per i danni, interventi di somma urgenza, interventi, diciamo, strettamente di protezione civile. Gli altri 2 miliardi e 7, o meglio diciamo 1 e 3, facendo una grosso modo, sono per gli interventi urgenti di mitigazione permanente del rischio. Allora io non posso avere su un tavolo, no, una proposta di 3 mila milioni di euro di mitigazione permanente ed urgente del rischio che non faccia scopa con la proposta di tutti i soggetti. Da questo punto di vista ritengo che i consorzi di bonifica debbano, non è auspicabile, uso un termine molto preciso, debbano partecipare come elemento primario all'interno della proposizione, della proposta. Credo che questo incontro e lo stimolo che dai consorzi di bonifica viene verso la prevenzione, gli interventi di prevenzione, facciano scopa con quello che è assolutamente la necessità che noi rivediamo adesso per poter garantire un intervento efficace ed efficiente di protezione civile, come è stato in Toscana. In Toscana non abbiamo avuto un accidente, tra virgolette, come si usava il termine una volta, delle rotture d'argine significative, no? 160 metri di rottura, oltre 160 metri di rottura d'argine, non è poca cosa. Direi che è stata affrontata tempestivamente da parte di tutti, con un concorso comune. Nel concorso comune era giusto dare credito e merito a tutti coloro che erano intervenuti, no? Prima ancora di dare colpe, che colpe non c'erano, e anzi l'attività del consorzio bonifica faceva esattamente scopa con quella che era l'indicazione dell'autorità di bacino. Un albergo in una certa area non sapeva da fare, non lo diceva il consorzio di bonifica, lo dice sostanzialmente l'autorità di bacino. Credo che i consorzi di bonifica siano per la protezione civile una mano e un'idea, messi assieme fanno quello che è sostanzialmente l'elemento cruciale dell'intervento di protezione civile. Io vi ringrazio, il nostro accordo va avanti, credo che l'abbiamo testimoniato sul campo, non è solo un accordo di cose scritte, ma è un accordo che ci ha portato lontano e mi ha consentito in brevissimo tempo di risolvere un'emergenza che poteva essere veramente drammatica. Grazie a tutti.